Il 2018 è stato un anno drammatico da questo punto di vista. Noi un anno fa, quando abbiamo chiesto di aprire questo tavolo, venivamo da 4 morti sul lavoro nell'arco di un periodo brevissimo. E non si sta bene, ma è un dato comunque quello della sicurezza sul lavoro che preoccupa a livello nazionale. Avere preso in mano la questione a livello provinciale e tentare insieme di dare una risposta è sicuramente un fattore positivo. Il percorso era iniziato lo scorso settembre dopo la morte di Piero Bruni e Filippo Bagni, le due vittime della tragedia, all'archivio di Stato. Adesso è stato siglato un protocollo d'intesa per una maggior sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di rafforzare la rete dei controlli, della prevenzione e della vigilanza, ma mira anche una diffusione maggiore dell'attività di informazione e sensibilizzazione. Un protocollo che mette in atto delle azioni concrete. Azioni che si rivolgono sia nei controlli sia nella vigilanza. Infatti abbiamo un ottimo rapporto con l'Ispettorato del Lavoro, ma anche e con l'INAIL e anche sulla prevenzione. Quindi ci sarà anche l'ASL che diciamo è quella che opera nel settore della prevenzione. Ci sarà un coordinamento tra queste rappresentanze in un tavolo di coordinamento che verrà formato qui in prefettura, dove si prenderanno in considerazione tutti gli eventi che succedono e si farà informazione prima di tutto, ma si metteranno anche in campo delle iniziative, come per esempio della formazione, che è fondamentale. Nel protocollo riveste un ruolo fondamentale l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento al quale sono chiamati a partecipare tutte le parti sottoscrittrici del protocollo. Sicurezza è un problema che va affrontato, va sviscerato, ci vuole che si creda tutti. Perché mettere una firma riesce a tutti, ma il percorso è stato lungo, ci è voluto un anno appunto per arrivare a stilare questo protocollo. Speriamo che abbia un seguito.